che ancora aspetta un governatore con i padri. Buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati, grazie di essere qui, della vostra presenza. Facciamo un applauso in apertura, diamo il benvenuto al nostro sindaco di Sicilia, Cateno De Luca. Siamo Mister Bianco di passaggio dopo una lunga giornata che ci ha visto partire da Palermo stamattina per presentare i candidati e le candidate delle liste Sicilia Vera e Orgoglio Siculo, che completano il ciclo di presentazione dei candidati che sostengono il nostro progetto. Da Palermo a Catania per presentare anche qui uomini e donne che sostengono Cateno De Luca, che sostengono il progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Sono stati presentati i candidati delle liste Sicilia Vera e Orgoglio Siculo. La scorsa settimana avevamo presentato i candidati della lista De Luca Sindaco di Sicilia e stiamo lavorando al completamento di altre almeno due liste di testimonianza, così le abbiamo definite, che sono le liste che vanno a dare ancora maggior forza al nostro progetto grazie al sostegno di uomini e donne che scelgono di scendere in campo e di sostenerci testimoniando, mi piace evidenziare questa cosa, testimoniando il loro sostegno al nostro progetto, testimoniando così il loro impegno per cambiare davvero questa terra, perché se tutti facciamo qualcosa, tutti insieme possiamo davvero cambiare. E allora voglio iniziare subito questo pomeriggio qui con voi a Mister Bianco, dando la parola ai due candidati che sono espressione del territorio, e voglio subito dare la parola per un saluto a Raffaele Panebianco, già assessore al comune di Paternò. Grazie Valeria, buonasera a tutti i mister bianchesi, ma anche agli amici che di altri comuni vicini sono venuti ad onorarci con la loro presenza. Un grazie va a Cateno, che ha rispettato l'impegno che gli avevo chiesto di venire a fare tappa a Mister Bianco, a far sentire la voce e a raccogliere il testimone di una persona a me vicina che ha dato tanto a Mister Bianco. Poi ne parlerà lui stesso, ma ci tenevo che lui fosse presente e che sentisse e si sentisse dalla sua voce quelli che sono i 10 punti programmatici del programma di Cateno per la nostra terra e per la nostra gente. Vedete, la Sicilia è stata calpestata, umiliata per tanti anni, ci hanno ridotto veramente sul lastrico. Poi con questi ultimi due anni è andato a peggiorare e molte aziende e molti lavoratori hanno perso l'opportunità di garantire un pezzo di pane ai propri cari. Il discorso è che chiunque ha rappresentato i partiti italiani fino ad oggi, dal centrodestra al centrosinistra, nessuno escluso, se n'è fregato delle prerogative statutarie e se ne è fregato di quello che la Sicilia ha prodotto, cercando di drenare e trattenere, voi non sapete quanti miliardi, ma sono pressappoco 10 miliardi l'anno. Provate ad immaginare quante infrastrutture, quanti posti di lavoro o servizi si potevano erogare con 10 miliardi l'anno, e invece no,
abbiamo assistito negli ultimi 6 anni a 120.000 partenze per necessità di tanti giovani e di tanti padri di famiglia. Questa è una vergogna assoluta che contraddistingue tutto l'arco costituzionale, nessuno escluso, perché i nostri figli, con questi soldi che vengono trattenuti alla fonte a Roma, potrebbero vivere tranquillamente in Sicilia e lavorare nelle proprie città. Poi, se volessero uscire per fare esperienze proprie, ne hanno liberamente facoltà, tranquillamente. Parliamo di infrastrutture? La Catania-Palermo, la Catania-Messina, la Messina-Palermo o tutto l'asse viario è veramente una vergogna. Per non parlare poi delle ferrovie, a noi ci hanno relegato le cosiddette, non per fare battuta, ma soltanto Freccia Rotta o Freccia Bianca. Noi questo abbiamo avuto da questi signori che vengono a inaugurare, a tagliare nastri ad ogni piesso spinto per mettere un colpo di manicola di calce o di cemento su una pietra e poi se ne vanno via. Basta a fare presenzialismo, non ne possiamo più di presenzialismo, di passeggiate. Una volta si diceva i romani adottavano panem e circenses. Il pane è terminato, hanno rimesso su il circo, stanno litigando pesantemente per i loro posti, per chi si deve candidare a destra e a manca. C'è la notte dei lunghi coltelli, ma del popolo se ne fregano, dei ragazzi se ne fregano se sono costretti a partire. Questa è la mala verità, per cui io ritengo che al di là di tutti i pifferai magici che si sono presentati nell'arco degli anni, noi abbiamo una realtà che ha dimostrato di saper amministrare, di sapere fare il buon governo e di esercitare la politica come spirito di servizio. E ha un nome e cognome, Cateno De Luca. Noi abbiamo la forza della ragione per poter sostenere Cateno De Luca a sindaco di Sicilia e perché no anche a sindaco d'Italia, ma questo magari è un ragionamento che affronterà lui, perché il suo obiettivo primario è la Sicilia e i siciliani. E per questo, caro Cateno, affidiamo le istanze del popolo, non solo mister Bianchese, ma di tutta la Sicilia, di tutte le categorie, e qua ce ne sono tante presenti, dai professionisti, ai lavoratori, ai cacciatori, ai giovani, tante categorie, operatori sanitari, scusate se magari dimentico qualche categoria, dipendenti pubblici, operai, ci sono tutti rappresentati, anche se siamo in una coda di estate, ma vedi, la piazza piano piano si sta riempendo e grazie a Dio ha smesso anche di piovere e ci bacia anche il sole. Questa è una terra meravigliosa, baciata dal Signore, per cui noi chiediamo di riprendere noi le redini con una persona capace e con le persone che insieme a lui lavoreranno con spirito di servizio al Parlamento siciliano. A te, Cateno, le istanze dei siciliani le affidiamo e auguriamo di arrivare il 25 di settembre con una bella sorpresa, cacciando via la banda Bassotti politica che ci aveva ridotto così. L'esercito di liberazione della Sicilia ha iniziato un cammino, un percorso. Questa è la nostra bandiera, questa è la nostra bandiera, la bandiera siciliana da avere nel cuore e non da sventolare solo quando gioca una nazionale di calcio. Riprendiamo le redini di una non regione, di una terra che potrebbe essere considerata anche una nazione, perché no, ha tutte le caratteristiche. Grazie mister Bianco, grazie a voi tutti, a te Cateno, grazie Valerio. Grazie, grazie Raffaele Panebianco. Do adesso la parola a Daniela Greco, già consigliera comunale, molta Santa Anastasia, funzionario in una multinazionale e anche lei candidata con le nostre liste a sostegno del progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Grazie, buonasera a tutti. Grazie mille. Io ho deciso di presentarmi
con Cateno De Luca perché la sua energia mi ha coinvolta. È vulcanico e il vulcano dà un'energia particolare a questo lato della Sicilia in cui mi trovo da 20 anni, e questa cosa obiettivamente mi fa rendere cittadina siciliana a 360 gradi. Sono nata a Palermo, vissuta a Trapani, ho lavorato a Mazara del Vallo, ho esperienza di ricerca al CNR, ho esperienza di volontariato, perché poi alla fine l'attivismo si fa in maniera gratuita. In maniera gratuita ritengo di aver espletato il mio mandato di consigliere comunale a Motta Santa Anastasia, perché ci ho rimesso in tempo, in soldi, in sacrifici che hanno dovuto fare insieme a me i miei figli, adesso giovani che per la prima volta si troveranno a votare al Parlamento siciliano, e sono contenta di poterli indirizzare, di poterli consigliare su quale sarà la loro scelta a queste parlamentarie. Perché il 26 di settembre si dovranno ritenere orgogliosi di avere votato per una Sicilia vera, una Sicilia che vuole riportare un'economia basata sul territorio, una Sicilia che non vuole più essere allo sbando di chi è venuto ad approfittare delle nostre risorse. Mi trovo una delle poche delle mie generazioni, della mia famiglia e dei miei amici a essere rimasta in questa terra. Noi abbiamo tutti pagato le tasse per sostenere i nostri giovani, per sostenere i loro studi. Io mi sono laureata in matematica all'Università di Palermo. Eppure i cervelli vanno via, non per scelta, ma perché non ci sono le condizioni. Non dobbiamo più permettere questo, dobbiamo andare a fare i turisti in terra straniera, prendere le buone pratiche, le buone abitudini e portarle qua. In particolare ho un sospeso con questo territorio e col territorio di Motta. Come consigliere comunale sono stata presidente della commissione speciale di studio e monitoraggio della discarica Oikos, discarica Tiriti. Mi sono adoperata per portare avanti un protocollo con l'Università di Messina al fine di promuovere uno studio epidemiologico sulla popolazione. Ho presentato questo progetto all'amministrazione comunale, ero un consigliere di opposizione. L'ho fatto presentare ai miei responsabili regionali, comunque quelli che in quel momento ritenevo che potevano prendere in carico queste azioni, nonché a quelli al Parlamento nazionale, al Senato e alla Camera. Ho passato le carte, li ho aiutati a scriverle per fare delle interrogazioni, per dare degli indirizzi politici. Vi risulta che siete stati chiamati per questo studio epidemiologico, per capire i nostri giovani come sono messi, per fare delle azioni di prevenzione, per verificare se dobbiamo applicare dei protocolli per evitare che questi miasmi abbiano degli impatti sulla salute oltre che sull'ambiente? No. E allora permettetemi di andare là dentro e continuare l'opera che avevo iniziato, perché a me interessa. Io qua ho scelto di viverci, ci sono per lavoro, perché ho la fortuna, mi ritengo veramente fortunata, perché faccio un lavoro che mi piace, un lavoro che mi ha permesso di crescere professionalmente e personalmente. Ritengo di dover fare qualcosa per gli altri e mi spendo sul territorio con associazioni a vario titolo, a vario genere. Mi trovo anche coinvolta nell'elargire corsi di informatica anche nelle carceri, corsi per bambini che frequentano istituti disagiati. Quindi credetemi, se sono qua e ci ho messo la faccia è perché credo in questo progetto, credo che possiamo portare avanti veramente delle iniziative a sostegno sociale, economico e politico. E sono orgogliosa di quello che sono riuscita a fare fino ad oggi, sono contenta di questi slogan che devono echeggiare nelle nostre case. Orgoglio siciliano, Sicilia vera. Ditelo, date energia a questi slogan, portateli a casa, i miei figli, noi tutti, il 26, dobbiamo essere soddisfatti di avere votato per una Sicilia vera, per un programma fatto dai siciliani, per i siciliani, studiato a tavolino,
studiato al tavolino da anni, perché quasi è cresciuti. E da quello che ho letto si sono prese le buone pratiche e le lezioni e bastonate che hanno subito gli altri. Quindi grazie per l'opportunità, grazie a voi, grazie mille. Grazie, grazie davvero a te per il tuo impegno. Sono loro, rappresentano la parte buona, la parte della Sicilia che ci piace, gli uomini e le donne che scelgono di scendere in campo con la loro professionalità per metterla a servizio del territorio, per metterla a servizio di questo progetto politico, per aiutare Cateno De Luca a cambiare finalmente questa terra. Lo possiamo fare tutti insieme come hanno fatto loro, credendoci e scegliendo di sostenerci. Lo fate voi, scegliendo di essere qui stasera, oggi pomeriggio, in piazza con la vostra presenza. È un segnale importante del quale vi ringraziamo. E adesso la parola al nostro leader, al leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca. Buonasera, grazie per questa presenza, grazie per averci accolto così. Voglio anche ringraziare il sindaco Marco Corsaro, che è stato squisito e disponibile nel garantirci la logistica. Voglio fargli un applauso, perché questo è segno di stile nei confronti di chi magari politicamente su posizioni diverse, ma nella correttezza delle posizioni. Questo contraddistingue quello che poi è lo stile che comunque un sindaco deve avere, al di là appunto delle questioni elettorali. Torno a Mister Bianco con grande piacere. Io l'ho frequentato spesso, perché qui c'era un amico che per un periodo è stato un punto di riferimento e soprattutto è stata una persona che in quelle che erano dialettiche anche accese all'interno dell'MPA faceva sempre da cuscinetto. Spesso io portavo a lui la gelatina e lui ricambiava con la bottarga. Avevamo ormai questa sorta di patto, sostanzialmente ci vedevamo qui ogni Natale e c'era questa sorta di rito. La prima persona che mi ha detto in modo perentorio, mi ricordo ancora la scena, era agosto del 2010, a seguito dell'ennesimo litigio furibondo con Raffaele Lombardo, quando era presidente della regione, fu allora l'ultimo scontro che abbiamo avuto, e a quello scontro partecipò, si trovò il mio amico Lino Leanza. Mi ricordo che io me ne andai sbattendo la porta dalla presidenza della regione e me ne sono andato in segreteria. Ricordo che lui mi inseguì, mi ha raggiunto in segreteria, mi abbracciò e mi ha detto: tu hai il carattere giusto per fare il presidente della regione, tu un giorno sarai presidente della regione. Lo voglio ricordare ora qui a casa sua, perché mi è venuta in mente proprio quella scena, ce l'ho presente in questo momento. Ero nella segreteria di Corso Pisani. E un altro momento mi viene in mente, quando alla vigilia delle elezioni di Santa Teresa di Riva, era un sabato, a un certo punto si fiondò Leanza proprio a Santa Teresa di Riva. Io già avevo
rotto con l'MPA, non ero più deputato perché mi ero dimesso a seguito delle mie vicende giudiziarie, quindi ho preferito dimettermi per difendermi nei processi. E a un certo punto arrivò a Santa Teresa, dove io ero candidato a sindaco. Era presente con me Danilo Lo Giudice. Ci siamo visti alla Loa Mare e gli ho chiesto: ma perché sei venuto lì? E lui mi ricordo, ha detto: guarda, sono venuto perché io ci tengo molto a te, e siccome ritengo che sia impossibile che tu diventi sindaco di Santa Teresa di Oliva, perché io non ero di Santa Teresa di Oliva, ricordo a tutti che sono di Fiume di Nisi, e quindi quella fu una competizione che per me fu importante in un momento più triste della mia vita, nella proprio complessa piena bufera giudiziaria. E così, per un segno del buon Dio, mi sono trovato candidato a Santa Teresa di Riva, e lì io ho consegnato il mio destino a una comunità che sì, mi conosceva perché ero il deputato della zona, ma che ovviamente non aveva nulla a che fare da un punto di vista il rapporto tra me e quella comunità, perché non ero santa teresino. E quella competizione per me fu uno spartiacque. Ho detto: vabbè, visto che sento che mi devo candidare a Santa Teresa di Riva, vuol dire che il mio destino politico è legato a questo risultato. Se dovrò continuare a fare politica, vuol dire che lo farò da sindaco di Santa Teresa di Riva, in una posizione per ora così sommessa, subordinata, ho lasciato la grande politica, oppure vuol dire che chiuderò, vuol dire che la politica non fa per me. E lui è venuto, mi ricordo, per consolarmi prima, cioè siccome era un risultato scontato per quello che erano le dinamiche politiche normali, perché io mi sono candidato allora contro il sindaco uscente, che d'altronde era il medico di Santa Teresa di Riva, quindi aveva ovviamente una grande stima. Poi si era candidato un altro ex sindaco e io ero il quarto candidato, e quindi da un punto di vista di ragionamento politico non avevo ovviamente alcuna chance. E questa ovviamente era la lettura che si dava politicamente. Lui si è sentito in dovere di venire a Santa Teresa di Riva il giorno prima delle elezioni per dirmi: Cateno, non te la prendere per il risultato, non te la prendere, non trarre delle conclusioni irreversibili da questo risultato. Io l'ho guardato e ho detto: Lino, perché mi dici questo? Perché, Cateno, è ovvio che tu non puoi vincere l'elezione a Santa Teresa di Riva, perché è contro qualunque regola politica. Io gli ho detto: guarda, per come e per le percezioni che ho, per come ho chiuso la campagna elettorale, io penso che queste elezioni le vinco. E le vinco perché vuol dire che io devo continuare la mia missione politica, nonostante in questo momento il buon Dio mi ha messo di fronte a delle prove molto forti, perché io ho avuto 18 processi e 2 arresti, e quindi una prova molto, molto forte. Ma sono incensurato, sono stato assolto l'ultima volta il 10 gennaio scorso. E ricordo proprio questo suo gesto, che ha semplicemente denotato quello che poi lì era un suo aspetto umano, che spesso lo rendeva fragile di fronte a Raffaele Lombardo, perché ovviamente Raffaele Lombardo di umano ci aveva ben poco. Quindi ciao Lino, e grazie per il tuo affetto, ci vedi, ci guardi, chissà se la tua profezia di agosto del 2010 oggi si comincia a concretizzare. E sì, guardate, in queste ore si sta ormai autodistruggendo il quadro politico. Nel centrosinistra si attende ad horas l'annuncio della Chinnici, che la stanno tenendo per ora in vita
politicamente parlando ovviamente, col respiratore artificiale. Perché? Ve l'avevo già detto settimane fa che in prossimità della presentazione delle liste il quadro, questo collante tra PD e 5 Stelle si sarebbe rotto e che questo quadro avrebbe dato finalmente alla Chinnici l'alibi per tirarsi fuori. Perché la Chinnici si è trovata in un quadro che ovviamente non rispecchia la sua persona, persona rispettabile, cognome eccellente, cognome che merita il nostro rispetto, su questo non ci sono dubbi, ma noi qua non siamo in una competizione dove si vince col cognome e soprattutto i cognomi che sono vittime di certe vicende che ovviamente rappresentano una pagina nera, indegna della nostra terra, non possono essere però strumentalizzate né in un senso né nell'altro in una competizione elettorale, perché la Sicilia ha bisogno non di icone, ha bisogno di amministratori, ha bisogno di uomini e donne che si prendono la responsabilità e che decidano anche al cospetto di situazioni delicate come quelle che ho affrontato il 23 di marzo del 2020, quando mi sono trovato lì da solo sullo stretto di Messina a difendere Messina e a difendere tutta la Sicilia di fronte a quei provvedimenti fasulli del governo Conte. Sono momenti dove un uomo o una donna deve avere il coraggio di mettere la propria persona, anteporla a quella che è la funzione che ha, e questo non può assolutamente passare in secondo piano in una terra che ormai non è amministrata da decenni. Rispetto a tutto questo vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma ormai è stata ufficializzata la rottura irreversibile tra 5 Stelle e il PD. Nell'ambito del PD si è anche messo in campo una sorta di tribunale parallelo a quelli che esistono, una sorta di norme o di metanorme, non so come le dovremmo definire, che hanno stabilito altri principi sulla candidabilità o incandidabilità. Io ho avuto modo di esprimere la mia solidarietà per gli amici del PD che si sono ritrovati in questa oggi macina carne, come d'altronde è stato nel 2017, quando quegli idioti dei 5 Stelle si sono inventati la lista degli impresentabili. Io nel 2017 ero nella lista degli impresentabili. Io ho dovuto spiegare ai miei figli cosa significava che il loro padre era un impresentabile. Ma nessuno di questi coglioni, quando io sono stato assolto, mi ha chiesto scusa. Ecco cosa ha generato oggi l'Italia. Eppure, quando si è trattato della grande ventata, dove ognuno di noi si è fatto irretire dal nulla al cubo, perché era un privilegio non avere esperienze, era una regola non aver alcuna capacità amministrativa, era un principio nel quale a un certo punto tutti ci siamo rispecchiati dell'uno vale l'uno, l'uno vale l'altro, siamo tutti stessi. Ma dove è scritto?
scusatemi, perché uno che si alza la mattina presto e si spacca la schiena per portare il pane a casa è uguale rispetto a uno che decide di non alzarsi la mattina e magari di vivere di altre cose? Dove sta scritto questo? Scusate, non ho capito. Era quello il principio e da quello doveva nascere poi l'oppio di Stato. Noi non possiamo continuare con l'oppio. Ce l'ha dato l'Europa per un bel periodo quando ha elargito le risorse a tutti gli agricoltori per non coltivare i propri terreni, il set site si chiamava. Eravamo felici, cazzo, che felicità, ci arrivavano soldi e non dovevamo fare niente, ma quanto eravamo felici. Nel frattempo però, che noi dettavamo a riposo, i nostri prendeva questi degli cosiddetti stati, dei paesi emergenti, quelli che ovviamente erano arretrati rispetto a noi e andavano aiutati, per carità, e quindi la loro agricoltura andava sostenuta con i nostri soldi. Quindi a noi oppio per non coltivare e noi eravamo felici. Lì sono stati fatti gli investimenti per avviare un ciclo innovativo per quello che è stato tutto il sistema agroalimentare. Cosa è successo nel frattempo? Noi abbiamo perso l'abitudine di coltivare i nostri terreni. Il dissesto idrogeologico è aumentato. Nel frattempo i nostri mercati dell'agroalimentare sono stati invasi da porcherie che derivano dall'estero senza alcun controllo, finanziati con i soldi dell'Unione Europea. Eravamo tutti felici allora. Ora vedete cosa si sta verificando per altri aspetti. Reddito di cittadinanza, principio sul quale ci troviamo d'accordo. Perché? Perché se lo Stato, se le istituzioni non hanno avuto la capacità di creare le condizioni per sviluppare il lavoro e soprattutto non ha creato le condizioni per far delocalizzare le imprese del nord al sud, piuttosto che prendere le imprese del nord e farle andare nei paesi europei dell'est, è ovvio che noi ci troviamo in una situazione di totale sudditanza. Ma il concetto però va invertito. Non si può accettare di essere pagati per non lavorare, approfittando dello stato di bisogno nel quale le istituzioni, attenzione, ci hanno messo. Io sono dell'idea che invece quel sostegno va dato, attenzione, a chi si trova in uno stato di bisogno e di disoccupazione. Però va dato per lavorare, non per non lavorare. E allora io il reddito di cittadinanza, signori miei, lo vorrei mantenere, ma lo vorrei dare alle aziende che prendono i disoccupati, li fanno lavorare e quindi si crea un circolo virtuoso, non vizioso. Com'è possibile che oggi ci troviamo anche di fronte a situazioni paradossali dove qualcuno si fa il conto? L'altro giorno, ieri, ero con una farmacista, mi ha detto: non trovo un magazziniere da mettere in regola e lo pago bene. Con gli imprenditori ci parli e la difficoltà di trovare manodopera in questo momento c'è. E io, guardate, non voglio offendere nessuno, perché oggi chi percepisce il reddito di cittadinanza non è la causa del reddito di cittadinanza, perché il territorio, le infrastrutture, le condizioni per creare sviluppo e lavoro non sono responsabilità del singolo cittadino, sono responsabilità della politica. Quindi è ovvio che io oggi non posso averla con il percettore del reddito di cittadinanza, ma ce l'ho con lo Stato,
perché questo sistema di reddito di cittadinanza è oppio. E più ci abitueremo a quest'oppio, più il sistema andrà a catafascio. Perché guardate, spendere 10 miliardi l'anno per un reddito di cittadinanza che aveva l'obiettivo, ricordiamoci qual era l'obiettivo, signori, non era quello di creare un esercito di mantenuti di Stato, era quello di prendere le famiglie in quel momento in difficoltà e accompagnarle a una strategia di inserimento lavorativo. Ebbene, in tre anni, quanti sono stati i posti di lavoro creati attraverso il reddito di cittadinanza? Non è vero. No, sono stati 2.500. I navigator, cioè i soggetti che sono stati assunti, pagati a 3.000 euro al mese per fare da intermediari tra il mondo del lavoro e i soggetti percettori di reddito di cittadinanza. Quindi non è che è stato zero, è stato un danno ancora di più, perché se moltiplicate 2.500 soggetti, come se poi gli uffici di collocamento non erano sufficienti, le agenzie del lavoro che già esistono, no, ancora un altro esercito per costruire su nulla, perché questi si volevano comprare voti, si vogliono comprare voti. Non si può chiamare papà colui che non ti mette nelle condizioni di essere autonomo, ma ti dà la paghetta mensile e quindi tu dipendi a vita da lui. Non è così che funziona la vita. E ognuno di noi viene dal mondo del lavoro. E allora è ovvio che su questo aspetto, ed è tema di queste anche elezioni nazionali, bisogna rivedere la situazione. Noi abbiamo fatto un progetto a Messina, l'ho fatto da sindaco di Messina, denominato l'estate addosso. Siccome io ho fatto tanti lavori nella mia vita, ho iniziato ad allevare conigli quando avevo 6 anni, mio padre mi ha regalato una bella gabbia, una iaggia, e mia madre una coppia di conigli, e ho cominciato a capire come si allevavano, come si macellavano, li portavo nella macelleria. Ricordo che per ogni coniglio riuscivo bene ad avere 8.000 lire, 10.000 lire, con quelli a sua volta compravo tutto l'occorrente per allevarli. E poi ho fatto il muratore, ho fatto il barista. Se voi andate a Fiume di Nisa ancora c'è il bar dove ho fatto il barista. Se andate a Fiume di Nisa e chiedete dove lavorava Cadeno, anzi là dovete dire Robertino, con suo padre, vi indicano ancora le case dove io ho fatto il muratore con mio padre. Allora si usavano i sacchi di cemento di 50 kg, ora sono di 25, è una questione di sicurezza, no? Oh. E poi ho fatto lo sbrigafacenne, ho fatto anche musicista, poi ho fatto anche il dirigente aziendale, ho fatto il sindaco, ho fatto il deputato. Guardate quante cose ho fatto nella vita, ma non ho mai fatto il pupo, nella mia vita, il pupo, non l'ho mai fatto, neanche super pagato, guardate, mai. E questo perché ci tengo a sottolinearlo, perché non si può pensare che vengano dati dei soldi senza una prospettiva di autonomia. Sulla scorta di questa esperienza, come sindaco di Messina ho lanciato il progetto l'estate addosso. Ho detto una notte ai miei assessori: sentite, ma perché non vediamo di scuotere i giovani, stimolarli, responsabilizzarli? Perché è un problema oggi. Intanto è un problema di linguaggio, cioè noi non riusciamo, proprio perché loro hanno il loro linguaggio e noi dobbiamo imparare il loro linguaggio per poter parlare con loro, perché è necessario.
E allora la notte ho detto, sulla scorta dell'esperienza dei miei tanti lavori, perché non facciamo un progetto e vediamo di responsabilizzare i giovani? Gli diamo una indennità al mese per fare l'esperienza lavorativa nelle aziende della città, sia pubbliche che private, e nei vari enti. Gli assessori mi guardano, se lo faremo per gli studenti dai, che hanno dai 15 ai 25 anni, così si fanno due mesi, tre mesi e cominciano a rendersi conto cosa significa guadagnarsi i soldi. Gli assessori mi guardano e dicono, sì, vabbè, ora ti pare che i giovani la pensano come te 30 anni fa, 40 anni fa. Ho detto, io voglio provare. Allora scrivo un progetto insieme al mio allora vice sindaco Carlotta Previti, gli ho dato l'indicazione e abbiamo messo un progetto su che era così finalizzato: dare 600 euro al mese al giovane per 25 ore settimanali di lavoro nelle aziende e di formazione. All'azienda che ospitava il giovane gli davamo 100 euro, 150 euro al mese per le spese di assicurazione, non si pagavano contributi con questa tipologia di rapporto, e per il tempo che l'imprenditore anche dedicava al giovane per formarlo. Siccome erano scettici, la mia giunta abbiamo previsto le risorse soltanto per 550 richieste, perché era il primo anno e l'abbiamo fatto di fretta e furia, e quindi abbiamo pubblicato questo avviso e l'abbiamo lasciato pubblicato 15 giorni. E abbiamo fatto un progetto per due mesi. Lo sapete che sono arrivate 966 richieste da parte dei giovani messinesi? Lo sapete che quelle 966 io ho aumentato il budget per soddisfarle tutte fino all'ultimo? Hanno partecipato al progetto. Tanti di loro sono stati assunti dalle aziende. Tanti genitori ci hanno scritto ringraziandoci, perché grazie a quell'occasione i loro figli, che avevano preso l'abitudine di alzarsi alle 2 di pomeriggio e di vivere nel loro mondo, con quell'impegno avevano preso l'abitudine metodica di alzarsi alle 7, fare la colazione e alle 8 andare e presentarsi presso l'azienda dove erano inseriti. Ebbene, noi abbiamo rifatto il progetto anche quest'anno come comune di Messina, è stato un grande successo. Come vedete, questa è una forma concreta per dare un segnale chiaro ai giovani. Essere giovani non è un alibi, cioè sto lì ad aspettare. Che aspetti? Cosa aspetti? E questa è la prima cosa che voglio dire a tutti i giovani, perché c'è sempre comunque qualcosa da fare e rendersi utili piuttosto che stare ad aspettare. Il progetto L'estate addosso è un piccolo esempio di come la pubblica amministrazione può incidere nelle dinamiche sociali. Non è radicalmente diverso un sistema di questi rispetto al reddito di cittadinanza? Qual è più produttivo? Cosa realmente oggi serve alla nostra società? Avere un esercito di persone che magari si fa il conto che è meglio avere 800 euro al mese a casa piuttosto che 1.400, 1.500 messi in regola a lavorare. Guardate che c'è chi si fa questi conti e non è giusto. E non è giusto, perché questa è un'offesa. È un'offesa alla produttività. E soprattutto non vi dà nessuna prospettiva. Io non lo so. Io credo che nella vita la libertà, l'autonomia, sia uno dei valori più belli che l'uomo ha. Quando l'uomo decide volontariamente di diventare schiavo, credo che ha finito di vivere realmente.
Noi non vogliamo istituzioni che rendono schiavi e tengono a guinzaglio la gente. Noi non vogliamo istituzioni che creano precariato e tengono ogni anno il precario da guinzaglio con la speranza di avere il contratto rinnovato. Non è giusto. Noi vogliamo istituzioni che creino le condizioni per un lavoro stabile, dignitoso. Quello è il nostro ruolo, guardate. Questo significa essere responsabili. E posso capire che questi discorsi a tanti magari non piaceranno, ma io sono così chiaro delle mie cose. Non vado a rubare il voto. E non dirò mai. Non sentirete mai dalla mia bocca discorsi finalizzati a prendere il voto per questioni per le quali io magari sono, la penso totalmente all'opposto. Però siccome si è in campagna elettorale, care more bianco, siccome la campagna elettorale deve diventare il festival delle minchiate, e allora a questo festival magari tanti pensano che tutti quanti ci dobbiamo scrivere. No, io al festival delle minchiate non intendo scrivermi. Oggi chi vuole votare realmente un'alternativa per il cambiamento in questa terra lo può fare, non per quello che ho da dirvi, per la mia storia. Un famoso detto di un poeta francese: puoi avere tutti i soldi che vuoi per comprarti il presente e per comprarti il futuro, ma tutti i soldi che hai non ti basteranno mai per comprarti il passato. Voi il 25 di settembre dovete prendere una decisione importante che riguarderà le elezioni regionali e il progetto De Luca sindaco di Sicilia. Qui avete modo di dare la vostra preferenza a chi ritenete la persona più capace per rappresentarvi al vertice delle istituzioni regionali. Si vota anche per rinnovare i componenti del Parlamento siciliano e lì voterete per una delle nostre liste a sostegno del progetto De Luca sindaco di Sicilia. Lì scriverete il cognome del candidato o candidata che ritenete all'altezza della vostra fiducia. Avrete anche altre due schede per votare Camera e Senato. Qui troverete sulla vostra scheda ormai ufficiale, perché ieri abbiamo presentato le liste nella Corte d'Appello di Palermo, quindi troverete, tutti i siciliani troveranno sulla scheda il simbolo De Luca, sindaco d'Italia. Come vedete è uguale a quello che troverete sulla scheda per le elezioni regionali. La scheda verde per le elezioni regionali, De Luca sindaco di Sicilia. La scheda invece gialla per la Camera, rosa per il Senato. In quella scheda troverete sempre questo simbolo, stessi colori, stesso cognome, stesso progetto. Lì c'è scritto Sicilia, qui c'è scritto Italia. E allora vi chiediamo questa doppia fiducia, perché noi abbiamo la necessità non solo di avere finalmente come guida uomini e donne che della storia, della propria storia, lo possono mettere in una vetrina perché non hanno nulla da invidiare agli altri. Anzi, possiamo semplicemente sottolineare che chi vi parla ha fatto il sindaco in 3 comuni diversi e l'ha fatto senza il sostegno dei partiti. Io non sono qui oggi a parlarvi male dei partiti, di questi partiti nazionali che continuano a scambiare la Sicilia come un pisciatoio. Ora ci mancava Berlusconi che prendeva la sua fidanzata, ce la candidava nel collegio di Marsala per rubarsi ancora i voti dei siciliani, e noi votiamo ancora questi partiti nazionali che prendono le loro mogli, i loro amanti, i loro amici, il loro cerchio magico che non ha nulla a che vedere con la Sicilia e ce lo scaricano in Sicilia per continuare a calpestare
i siciliani e ci troviamo con i cretini che ancora si mettono al numero 2, al numero 3 di questi soggetti, sapendo che la loro posizione è inutile, perché col sistema che c'è a liste bloccate viene eletto soltanto chi sta al primo posto. E noi continuiamo così a farci abbindolare. Allora, oggi avete la possibilità di dire basta anche a questo sistema. Non c'è partito nazionale, non c'è partito nazionale che non abbia preso uomini e donne che non hanno nulla a che fare con la Sicilia e le hanno catapultate qui come capolista di tutte le loro liste. Nessun partito ha fatto come noi. Noi abbiamo preso uomini e donne del territorio, sindaci, amministratori, e li abbiamo candidati alla Camera e al Senato. Qui basta solo il vostro segno d'amore, molto semplice, non dovete scrivere niente, perché sono liste bloccate fino a quando non cambieremo il sistema. Qui basta soltanto un segno su questo simbolo, un semplice segno sulla scheda gialla alla Camera, stesso simbolo al Senato. Questo significa avervi dato la possibilità della coerenza del progetto che abbiamo lanciato, da De Luca sindaco di Sicilia a De Luca sindaco d'Italia. Il 25 di settembre sarà una data storica, ne sono convinto. Finalmente anche la Sicilia potrà dire: cambierà tutto, finalmente. Grazie. Grazie.